Riprendiamo la linea dallo studio continuando a parlare della lotta al Covid, in particolare del rispetto della normativa anti-Covid vigente e anche, come ha detto il dottor Albani, dei comportamenti. Il nostro ospite, il prefetto di Pescara, il dottor Giancarlo Di Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Cosa possiamo dire su questo, proprio sul rispetto delle norme anti-Covid? Perché delle ultime ore la notizia di molte infrazioni rilevate e quindi multe elevate nei confronti sia di persone che di esercenti. Sì. Ho invitato le forze dell'ordine a fare controlli con equilibrio ma rigorosi. Anche ieri ci sono state 20 violazioni di prescrizione anti-Covid in città ma anche in provincia e sono stati chiusi 2 esercizi commerciali. Questa mattina abbiamo fatto un'altra riunione per prevedere dei servizi ad hoc nel fine settimana. Quindi controlli rigorosi, con equilibrio, però abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini. Quindi in qualche modo si va verso un inasprimento? Sì, l'inasprimento è già in corso, ripeto, le forze dell'ordine saranno rigorose con equilibrio, ma sicuramente rigorose nei controlli. E rispetto a tutto ciò che viviamo in questi giorni, sappiamo che ieri ha incontrato in videoconferenza i rappresentanti di Confartigianato che hanno chiesto esplicitamente la riapertura di bar, ristoranti e esercizi commerciali e anche la possibilità per le persone di spostarsi da un comune all'altro in caso di necessità. Qual è stata la risposta? Il dialogo con le associazioni di categoria è costante, massima disponibilità al confronto. Queste sono proposte che vanno valutate a livello politico centrale, quindi le ho trasmesse a Roma e quindi saranno oggetto di valutazione. E quindi ha un'idea di quando potrebbe esserci una risposta da parte del governo centrale? Nelle prossime decisioni, le prossime misure che verranno introdotte. Chiaramente in alcuni casi si tratta di richieste che già erano state fatte in passato, che sono state riproposte. Cioè, su un'iniziativa lavoreremo a livello locale, quella in merito a cercare di lavorare per individuare delle linee guida per calmierare le locazioni commerciali. Su questo attiveremo un tavolo in prefettura. Bene, quindi seguiremo questo argomento. Grazie al prefetto di Pescara.